Osservatorio sportivo è offerto da EcoGreen. Risparmia sulle bollette di casa con le offerte del Mercato Libero. Benvenuti alla puntata numero 26 di Osservatorio Sportivo. Già siamo quasi alla fine della stagione, si tirano le prime somme, ma soprattutto ci sono anche i primi verdetti. I complimenti anche da parte della nostra redazione vanno al Trapani che ha vinto il campionato di Serie D dopo aver battuto nel big match ieri il Siracusa al Provinciale 1-0 con un gol di Botta al 50esimo, al quinto minuto della ripresa. Quindi Trapani promosso già in Serie C. Complimenti quindi alla squadra del presidente Antonini. Per quanto riguarda sempre lo stesso campionato, c'è da brindare alla salvezza sia dell'Akragas che ha pareggiato l'ultimo minuto di recupero, il settimo minuto per l'esattezza, il 97esimo con Rechichi contro la Cireale, ha guadagnato la salvezza, così come il Canicattì che ha travolto l'Igea Virtus. Mentre per quanto riguarda l'Icata mancano ancora due punticini per avere la certezza matematica di disputare anche il prossimo anno il campionato di Serie D. Per quanto riguarda invece l'Eccellenza, alla Nissa basta soltanto un punto domenica prossima per festeggiare il ritorno proprio in quarta serie, mentre c'è da fare i complimenti alla squadra del San Giorgio Piana che approda nel campionato di promozione, così come il Niscemi. Che è stato promosso, ha vinto quindi questo trittico di partite con il Serra di Falco e l'Aragona che andranno comunque ai playoff. E poi complimenti al Ribera che torna nel campionato di prima categoria. Mentre per quanto riguarda proprio il campionato di promozione, c'è da registrare che l'Empedoclina è stata scavalcata al terz'ultimo posto, quindi adesso rischia di fare il playout in trasferta. Ma di questo ne parleremo con il collega Rino Pitanza. Ciao Rino, Buonasera, ciao a tutti. come al solito l'uomo dei numeri. Penso di non aver dimenticato nulla, ma ieri è stata anche una giornata importante per quanto riguarda l'Akragas del settore giovanile, in particolare per la formazione Under 15 che ha vinto il campionato provinciale e quindi la prossima stagione disputerà il campionato regionale Elite. E mi sembra che questa sia una grande soddisfazione per il gigante che ieri in un sol boccone ha meritato la permanenza in Serie D con i grandi e ha vinto il campionato provinciale Under 15. Ne parleremo con i due allenatori, con Dino De Rosa, ciao Dino, Buonasera. e naturalmente con Emiliano Bellavia. Buonasera. Ma come vedete abbiamo la squadra al completo. Complimenti ragazzi per questa grande affermazione. È stata una vera e propria battaglia con il Castelte, con il Canicattì, che si è protratto praticamente fino all'ultima giornata, perché ieri all'Akragas bastava sì un punto, ma proprio contro il Casteltermini, che a sua volta aveva battuto 4-0 la settimana precedente, proprio il Canicattì. Allora, grande soddisfazione Dino De Rosa per questa affermazione, perché dal settore giovanile, diciamo, può avvenire. Scusa il bisticcio di parole, l'avvenire dell'Acragas Maggiore. Certo, io sempre lo dico, se non c'è il settore giovanile non si va più da nessuna parte. Noi questo è un progetto che abbiamo fatto col mister qua 2 anni fa e ci davano tutti per matti, perché dice ma che fate, non fate. Dopo 2 anni finalmente abbiamo colmato, diciamo, tutto il lavoro che abbiamo fatto in questi 2 anni con la vittoria di questo campionato, che penso che non è mai successo che una squadra del settore giovanile vincesse un campionato. Il merito va a loro, ai ragazzi che hanno fatto
un bel gruppo, si divertono e dopo 2 anni hanno vinto. Emiliano Bellavia, grande soddisfazione, dicevamo, perché comunque con questi ragazzi hai lavorato solo per negli ultimi anni. Sì, questi ragazzi siamo stati insieme 2 anni, 2 anni fa abbiamo cominciato questo progetto e siamo arrivati primi l'anno scorso e abbiamo perso lo spareggio. Poi quest'anno abbiamo cominciato di nuovo il 16 agosto, sempre con la stessa squadra, però con qualche innesto abbiamo preso 2 o 3 ragazzi di fuori, abbiamo preso l'attaccante Salvi di Cammarata, Gian Greco di Racalmuto e poi tutti riconfermati dell'anno precedente. Poi siamo partiti il 16 agosto, tutti i giorni si sono allenati i ragazzi, in merito di loro, 4 volte alla settimana, e hanno dato tutto questi ragazzi. E poi ci allenavamo in un campetto a 7 e giocavamo poi la domenica, il campo nostro era a Fontanelle, però il campo era piccolo e ci spostavamo, dipende da quale campo c'era libero, tipo Campofranco, San Cataldo, e andavamo. Beh, questo è un vecchio motivetto, no? Sembra quasi una musica che conosciamo abbastanza bene in questa trasmissione, perché ne abbiamo parlato spesso e volentieri. Però al di là di questo rimane che, malgrado, no, l'handicap dell'impiantistica sportiva, quando si ci mette il lavoro, i risultati alla fine non arrivano. Certo, ma è normale. Però ti voglio dire, se ci fosse... Certo, è chiaro. È chiaro. Siamo. Poi loro, ti torno a ripetere, il merito sì, è suo, è mio, ma loro hanno fatto un bel lavoro, perché comunque si allenavano sempre, con tutti, prendi la borsa, vatti a allenare un posto, l'altro posto, gioca qua, gioca là. Sono riusciti a fare questa impresa, diciamo così. Anche perché adesso campionato regionale elite, diciamo che adesso il banco di prova è ancora più complicato, Emiliano. Sì, è molto più complicato, perché ora si esce fuori dalla provincia, e ci vuole il campo per allenamento, ci vogliono... le trasferte sono lontane, i giocatori, i ragazzi, ci vogliono tanto da lavorare. Bene, Rino, credo che... La base è sempre fondamentale, no, per costruire un gruppo vincente, e ne abbiamo parlato anche spesso e volentieri, però adesso cambia un po' la dinamica, no? Non più a livello provinciale, come diceva Emiliano, bisognerà girovagare un po' per la Sicilia e chiaramente a cercare anche il campo disponibile. Sì, vengono aumentate, ecco, le difficoltà organizzative, le difficoltà logistiche, e ne abbiamo avuto prova con l'Atena, che ha già disputato il campionato elite, quindi il prossimo anno già 2 formazioni della città di Agrigento saranno protagoniste. Io mi riallaccio un po' a quello che dicevano i mister poco fa, la finale dell'anno scorso persa, se non ricordo male, con lo Sciacca. Ricordo male allora? No, con la Virtus Favara. Favara. E diceva mister De Rosa che è la prima volta che una squadra giovanile dell'Acragas vince il campionato. Io penso di trovare una soluzione, perché quasi tutte le società di serie D, o comunque quelle obbligate a fare i campionati giovanili, li fanno proprio con obbligo, e quindi rinunciano, si iscrivono per non pigliare la multa, si fanno dei conteggi, qua non ci vado perché è lontano, che mi costa 300 euro, la multa è 299 euro, sparagno 1 euro, dico... Penso che sia questo. No, questo. Qui è questo. Finalmente, dico, è cambiato un po' anche in altre società. Vedremo anche nel prosieguo della trasmissione gli altri ospiti che avremo. Qui è cambiata finalmente, dico, la mentalità e il gusto di far divertire questi ragazzi, perché alla fine si divertono. I ragazzi si allenavano tutti sempre, no? Sempre 20 gli allenamenti, tutti i giorni. Noi ci allenavamo 4 volte alla settimana. Ed erano sempre presenti. Per un under 15 non è poco. È molto, molto. 4 più 1, 5. 4 volte a settimana, più la domenica. Cioè, praticamente come professionisti, in pratica. Se noi giocavamo il sabato, facevamo l'amichevole mercoledì. Se giocavo la domenica, facevo il giovedì l'amichevole io. Se si vogliono fare le cose per bene, così. È merito a loro, soprattutto al biondino. Poi vi dico perché. Dopo. Perché è milanista. Dopo, no. Perché è l'unico milanista, me lo coccolo. Senti, a proposito, passa il microfono alla tua sinistra, e così vi date almeno i nomi, diciamo, dei protagonisti. Allora. Gigi Gaetano. Nobile Andrea. Cipolla Matteo. Russo Alessio. Michele Cirino. Rizzo Antonio. Mendola Giorgio. Salvatore Arcieri. Stefano Infantino. Salve Alessandro. Gaio Gabriele.
Matteo Ferro. Salvatore Amato. Allora, abbiamo presentato tutti, tutti i ragazzi che fanno parte di questo Under 15. Prima di concludere, Dino, programmi. Poco fa diceva Emiliano, abbiamo dovuto prendere due giocatori fuori da Agrigento, no? Sì. Per affrontare un campionato regionale elite serve qualche rimborso di fuori? Oppure certo. Lo zoccolo dura, sono certo, rimarrà questo. Sì, no, sì, questi qua, però c'è bisogno anche di gente che viene da fuori. Però, torno a ripetere, c'è bisogno soprattutto di programmare bene le cose, perché io quest'anno abbiamo fatto quello che abbiamo fatto, hanno fatto un miracolo, però io ti posso dire che ho avuto problemi seri per fare la juniores dell'Agras, il discorso del veneno. Quindi c'è qualcosa che non guarda, quindi ora o le cose si mettono veramente giuste, bene, tutte, se no non vale la pena più, perché i sacrifici sono enormi. Sì, questo, ci siamo. Questo immagino. Questo e poi volevo dire un'altra cosa e poi si chiude. Sì. Che ieri, tu lo sai che io ho vinto qua un campionato del 90. Certo. Ho provato la stessa gioia di 30 anni fa. Bellissimo. Certo. Quando hai vinto con la casacca, certo, del gigante. Sempre, bravissimo, bravissimo. Allora, e poi, anche Emiliano ha vinto pure qualcosa. Emiliano, qualcosì. Qualche gol l'ha fatto. Ad Agrigento no, però... Però qualche gol me lo ricordo. Va bene, ancora complimenti a grazie. Noi, complimenti al vostro lavoro soprattutto, ma complimenti ai ragazzi loro, che sì, hanno dato l'anima in campo fino all'ultima giornata. Certo. Io ti volevo dare una bella notizia su di loro, c'è pure un ragazzo che ti fa Inter, quindi vabbè, non c'è bisogno che alzi la mano, perché insomma non è, beh, che, diciamo che, non è che ne possiamo... percentuale se uno soltanto non è una bella notizia. Va bene, scherziamo. Allora, prima di proseguire con il calcio, weekend di sport, parliamo di mountain bike, perché c'è stato un grosso weekend per i ragazzi della dell'ASD Racing Team di Agrigento, che hanno partecipato in diverse manifestazioni ciclistiche in giro per la Sicilia. Si è iniziato sabato a Palermo nella piazza del Parlamento con il trofeo Bici Imparo Kinder Joy of Moving Sicilia. Bene la prova di Gabriele Tusciano, Simone Savitteri, Alfonso Zambuto, Martina Passarello e Giorgia Tarallo. Dopo diverse prove di abilità e sprint, Giorgia Tarallo si classifica prima tra le ragazze e farà parte della rappresentativa siciliana il 23 giugno a Tarvisio al meeting nazionale per giovanissimi nella finale nazionale per l'appunto Bici Imparo Kinder Joy of Moving. Domenica, tre le manifestazioni a cui ha preso parte il team agrigentino. Prima con i giovanissimi a Palermo, nella prima prova di Coppa Sicilia Monte Pellegrino, organizzata dalla scuola di ciclismo NAG Palermo. Su un percorso abbastanza tecnico salgono sul podio nelle varie categorie Tommaso Alaimo, secondo, Simone Savitteri, terzo, Giorgia Tarallo, seconda, terzo posto per Alfonso Zambuto e primo posto per Giuseppe Giglia. Bene anche Gabriele Tusciano, Martina Passarello, Simone Moschitta, Francesco Reina, Marco Mantovani, René Monreale e Giuseppe Pecoraro, seconda la squadra agrigentina nella classifica di società. Nella competizione agonistica città di Pietra Persia, ottima la prestazione di Giuseppe Tarallo primo, Eliscia Fiorello seconda, terzo posto per Serena Principato e terzo posto anche per Nazareno Saglibene. Bene anche Marco Butera, Carlo Laporta, Vincenzo Tusciano e Giulio Mantovani. Nella Gran Vondo, Valle del Nisi, ad Ali Terme, Chiara Vitello ha effettuato una ottima prova classificandosi, tanto per cambiare, al primo posto e di categoria delle donne. Secondo Giuseppe Di Marco, bene anche Gerlando Strinati. Naturalmente la soddisfazione del presidente Mirella Di Falco, del direttore sportivo Totò D'Andrea e del preparatore sportivo Nino Analfino. Adesso torniamo al calcio, vediamo intanto cosa è successo ieri allo stadio Steneto per l'Acragas contro la Cireale. Abbiamo anche il Canicattì, le immagini. Abbiamo le immagini del Canicattì che ha vinto 4-1 contro l'Igea Virtus e la sconfitta delicata sul terreno del Città di Sant'Agata. Grazie ancora a Emiliano Bellavia, a Dino De Rosa. Grazie e all'Agres Under 15. Cicirello, punta Michele Fragapane. Attenzione, Cicirello. C'è il rigore per la Cireale. Fischia l'arbitro, parte Cicirello con il mancino. Cicirello spiazza Sorrentino, Acireale in vantaggio. E poi altra chance Acragas, Grillo va sul fondo, il cross di Grillo, Litteri, attenzione, Rechichi, gol! Il gol di Rechichi all'ultimo respiro. Un pareggio strameritato dell'Acragas, all'ultimo affondo, bucata la porta
della Cireale ed è 1-1. Tornare bene in campo e invece il Sant'Agata che la sblocca dopo 4 minuti. Traversone da tre quarti di Capogna, sponda di Esposito e Alagna, stacca più in alto di tutti e inzacca. Licata prova subito a reagire al decimo con Abercorn che gira di testa ma non trova la porta. Da qui in avanti è però soltanto un monologo dei padroni di casa che al dodicesimo raddoppiano. Ottimo pallone di D'Amore al secondo palo per Alagna che si coordina e al volo fa secco Valenti. 1-2 micidiale del Sant'Agata che adesso si lascia apprezzare per le sue giocate. Al 24esimo Nunzi dialoga bene con Mincica che da lontano scalda i pugni di Valenti. Ci prova ancora Mincica, il suo tiro ravvicinato trova però l'ottima risposta di Valenti che nulla può invece al quarto di recupero sul fendente da 25 metri di Alagna che a fil di palo firma la tripletta personale. Allora, facciamo questa prima full immersion calcistica, siamo in compagnia con Gioacchino Privitera che è responsabile del settore giovanile dell'Acragas, chiaramente grande soddisfazione in Casa Biancazzurra per l'ottenimento della permanenza in Serie D, come ne ho promossa già 39 punti, salvezza con 3 giornate in anticipo. Beh, i programmi erano questi e quindi la squadra, il mister, la società hanno ottenuto quello che inizio anno hanno dichiarato. È un difficile campionato di Serie D dove ad Agrigento è ancora molto più complicato farlo. Penso che la società abbia fatto un ottimo lavoro fino a questo punto. Bene. Sì, avendo celebrato ecco, la permanenza in Serie D di un Acragas, ricordiamolo, una neopromossa, dove il Trapani, l'hai detto a inizio campionato, l'ha fatto da padrone, ma sin dall'inizio e i proclami del presidente Antonini sono ancora in proiezione futura, tant'è che le magliette celebrative ieri sera non ci basta, era molto chiaro che vogliono andare in B, perché no, noi ti faremo per loro. Sì, l'Acragas ieri al 97esimo ha ciuffato questa salvezza, ma al limite dico non, nelle ultime giornate non c'erano proprio paradossalmente però sarebbe stata una sconfitta davvero immeritata certo. Non ha mai tirato in porta, io non ricordo un tiro in porta della Giuseppe. Sì, poi le partite, Gioacchino ci insegna che le partite non si vincono sempre quando si gioca bene, ma però quando non si gioca bene e si vince, paradossalmente forse è più bello, ma è meglio vincere e giocarle bene, no? Ieri la squadra l'ho vista bene, è stata una partita non ricca di episodi, ricca di occasioni, però è stata una partita ben giocata, specialmente nel primo tempo dell'Acragas, e poi inaspettatamente è successo il rigore, io penso che c'è un rigore pure per noi. Ecco, infatti ti volevo chiedere questo, sì. No? Perché il direttore sportivo era molto arrabbiato a fine partita, no? Sì, abbiamo visto c'era un rigore, io penso che sia stato eclatante quel rigore, però se l'arbitro ha deciso così, magari dalla sua posizione era diverso dalla nostra. Poi è successo il contrario, che hanno avuto un rigore, sono passati in vantaggio, hanno cercato di portarsi lo 0-1 a casa e realmente ho visto una grande reazione, anche se con schemi saltati eccetera eccetera, però in gli ultimi 10 minuti non esistevano più schemi, dico, bisognava pareggiarla a tutti i costi e chiudere la pratica, insomma. È all'ultimo respiro è stato più bello. Senti una cosa, tu sei diventato da dicembre mi sembra il responsabile del settore giovanile dell'Acragas, dicevi prima di andare in onda, insomma anche la società ha cominciato a investire sul settore giovanile, che poi sì. Diciamo è quello che dovrà rappresentare il futuro, no? Perché non si può sempre immaginare di poter spendere chissà che cosa. Allora, chi mi conosce sa la chiarezza con cui io affronto gli argomenti. A novembre la società inizia ad avere contatti con il sottoscritto e ci siamo seduti in ufficio e mi ha illustrato il programma
quello che intendevano fare, perché è una società molto intelligente, una società molto preparata, e capisce che in quel settore non erano preparati, perché è la verità. Quindi poco fa mi allaccio al discorso merito di Dino De Rosa ed Emiliano, che hanno creduto in questa impresa, da 2 anni lavorano con condizioni davvero precarie, grazie ai campi Bellavia i ragazzi riescono ad allenarsi, quindi sono dei campi a 9, dei campi a 5, mentre ricordiamo che loro vanno a giocare a 11, quindi anche nelle distanze, quindi per questo loro hanno fatto un sacrificio in più allenandosi anche 4 volte la settimana. Poi ci tenevo pure a dire che sono ragazzi che di uno spessore umano incredibile, io li ho conosciuti e realmente siamo molto contenti di questo, perché sono stati ragazzi in passato che non hanno magari trovato spazio nelle altre scuole calcio, si sono messi con la testa bassa e pedalare, e ieri si sono prese delle grosse soddisfazioni insieme ai mister e a tutto lo staff che li circonda. L'Agragas da dicembre, io sono entrato il 1° dicembre, ha investito su questo settore. Non dico le cifre perché non mi sembra neanche corretto andare a... però chi è all'interno del settore giovanile sa che l'Agragas lo ha messo in condizioni di allenarsi, anzi di giocare le partite casalinghe a Fontanelle, visto che non avevamo partecipato al bando per assegnazione del campo. La società ha pagato tutte le partite fino a questo momento, ha dato tutti gli accessori per potersi allenare in maniera tranquilla, gli ha dato la serenità di avere un collegamento tra la società e tutto quello che serve del settore giovanile, e ad oggi possiamo dire solamente grazie, il merito è solo loro, io non sono qua per prendermi i meriti che non ho, però sono qua per ribadire che la società da questo momento in poi investe sui giovani, perché è importante. Negli altri anni non è successo perché c'è stata un po' di confusione, da questo momento ha dimostrato che investe con cifre importanti. La musica è cambiata. Assolutamente sì. Allora, senti, parlavamo della prima squadra che si è salvata. Rino, facciamo un po' il riepilogo, no? Perché mi sembra che il campionato debba ancora esprimere qualche giudizio. Sì, riepilogo flash, no? come facciamo ogni lunedì. Del Trapani ne abbiamo parlato, dei play-off non ne voglio parlare perché diventano inutili, perché non danno nessuna promozione, nessuna se non il prestigio o di aumentare qualche decimale per il ripescaggio, mentre in zona retrocessione, dando appunto, avendo dato la notizia della certezza ormai matematica di Agragas e Canicattì, parlando delle squadre agrigentine, il Licata è a 9 punti, quindi mancando 4 partite, insomma dovrebbe succedere un cataclisma per il Licata non salvarsi, ma sicuramente i ragazzi di mister Romano, che nell'ultimo periodo hanno sì avuto un'implosione di risultati ma non di gioco, quindi ci aspettiamo già da domenica prossima un Licata salvo. Cosa che deve combattere ancora è la San Cataldese, perché ha perso lo scontro diretto, possiamo dire, contro il Locri, e mi preme, ecco, evidenziare quello che ha dichiarato il presidente della San Cataldese alla stampa stamattina, perché la Cagnina è uno che non si nasconde. Noi parliamo sempre, o a telecamere spente o a telecamere aperte, degli ambienti delle squadre della Calabria, dell'accoglienza che hanno per le altre squadre, eccetera. Non le manda a dire, siamo stati aggrediti e trattati male dall'inizio alla fine, dice il presidente Ivano Lacagnina. Questo calcio non ci piace e per fortuna c'era il commissario di campo. Fin dall'arrivo allo stadio abbiamo subito un clima intimidatorio e, ripeto, aggrediti e trattati male. Era successo all'Agragas, la stessa cosa all'Ox. Sì, però lo abbiamo saputo noi tramite i nostri colleghi, anche calabresi. Nell'intervallo, nel tunnel, i ragazzi sono stati presi a pugni e a sputi, e infatti nel secondo tempo siamo completamente spariti dal campo. Anche l'arbitro ha sofferto questo clima, il rigore è arrivato nel recupero del recupero a tempo abbondantemente scaduto. Ecco, se in Serie D, Gioacchino, ancora dobbiamo
assistere e assisteremo a questi metodi per vincere la partita, dico, questo calcio non piace a nessuno. Io penso che questo è un calcio, quando si parla di queste cose non c'entra niente il calcio. Questo è una è delinquenza. Manca, sì, delinquenza, manca l'educazione sportiva, quella che manca in tanti posti. Non, questo non ha niente a che fare con il calcio, perché la partita si gioca dentro un rettangolo di gioco, si può giocare anche duramente. Io quando giocavo anche duramente, però finita la partita, una stretta di mano si andava a casa. Una volta sono sempre successe queste cose, eh? Io non è, sì, che, non è che adesso, campani sono, da una vita, anche in Sicilia anche è successo, Sicilia, quindi dico, però non dovrebbe succedere. Io penso che gli organi competenti sanno di queste partite e dovrebbero organizzarle in maniera diversa. Domenica prossima riposa proprio la San Cataldese, ma riposa anche l'Acragas, e per ribadire il concetto della salvezza per evitare i play-out, noi abbiamo in Serie D Lamezia Terme ritirato da tempo, già retrocesso, Gioiese 7 punti, già retrocesso, ma anche il Castrovillari è già retrocesso perché non può recuperare i punti di distacco da 10 punti in più dal Portici, quindi il Licata e la San Cataldese devono fare la classica corsa sull'Ocri, e al momento sull'Ocri che ha 28 punti. Senti, in promozione invece diciamo la Nissa Acragas, perché c'è mezza Acragas dello scorso anno, eccellenza manca appena un punto, no? Ieri la Profavara ha pareggiato a Marineo, mentre la Nissa è andata, sì, a vincere anche in trasferta, la Profavara, in un campo difficile. La Profavara non è che ha mollato, per carità, però insomma ha mollato quella corsa al primo posto che insomma la Nissa lo sta strameritando. Assolutamente sì, io penso che il prossimo anno ci sia un bel girone di Serie D, perché se la Nissa, io penso già di metterla con tutti gli scongiuri dei nisseni, con l'Enna, il Licata, Acragas, Ragusa, penso che ci siano 12. Speriamo anche la Profavara. Sì, Profavara, speriamo, perché squadre siciliane, esatto, sì, aumentano le speriamo siciliane della Profavara. E questa sicuramente è una buona notizia, speriamo, per l'isola calcistica. Per quanto riguarda invece la Profavara, dicevamo, andrà direttamente alla finale regionale, perché sì, i punti ci sono di stacco, 10 punti sono tanti. Sono 17. Vabbè, abbiamo finito, sono soltanto già da giornate. Sono stati secondo me sfortunati a beccare la Nissa proprio quest'anno. Sì, questo è vero. Perché altrimenti lo potevamo. E complimenti al direttore sportivo Ernesto Lussello, dirigentino. Complimenti, sì, all'ex allenatore dell'Acragas Terranova. Ma non glieli fate, non gli fate complimenti, perché in questo momento, conoscendo Terranova, starà facendo tutti gli scongiuri. Gli scongiuri maschili del calcio. Bisogna pure fare complimenti all'ex portiere dell'Acragas, attuale portiere della Nissa, Elezai, che ieri ha ottenuto il 14esimo clutch out, cioè per 14 volte è stato imbattuto, non ha subito gol. E lo Sciacca ha vinto in trasferta, ottimo campionato dello Sciacca, che è al quarto posto, un punto, ha superato il Castellammare, e speriamo per gli amici di Sciacca, non ce ne voglia nessun'altra società, nessun'altra squadra, che insomma lo Sciacca arrivare quarto in questo campionato, per come era partito, non è una cosa da poco. Grande successo. Per quanto riguarda invece la promozione, entriamo in un campo molto minato, ma non per la categoria bassa, ci mancherebbe. Ecco, c'è stata la promozione del San Giorgio Piana, avendo pareggiato 0-0 in un bel incontro a Bagheria, però il San Vitolo Capo non ha saputo conquistare la vettoria, anche se giocava con il Marsala, insomma non è l'ultimo arrivato, ma nemmeno la Parmonval, che nel derbissimo col Cus Palermo non ha fatto oltre lo 0-0. Quindi San Giorgio Piana 55 punti, San Vitolo Capo e Parmonval 51, si giocheranno il miglior piazzamento per l'eventuale finale, mentre il Marsala, avendo battuto il San Vitolo Capo, rientra a fare i playoff, così come il Bagheria. C'è stato un Gemini Camarat, ne parleremo ora, ne parleremo con i prossimi ospiti, un Gemini Camarat che ricorda che cosa, Gioacchino? Beh, io ho tanti bei ricordi in Gemini Camarat, io ho fatto 5 anni a San Giovanni Gemini e 10 anni a Camarata, quindi dico, vi lascio immaginare. Il tifoso del Camarat o del San Giovanni Gemini? Del Camarat. Okay, 10 anni, quindi non contento, si possono... ieri della vittoria, sì, contento. Allora, in montagna si respira, quando si parla di derby c'è un sano sfotto. Io sarei stato pure contento se il Gemini arrivasse nei playoff, perché onestamente
la mia seconda squadra dove ho militato, mi sono trovato benissimo, quindi non augurerei il Gemini di rientrare, anche se adesso è difficile perché ieri hanno preso, diciamo, una batosta con il derby ed è stata un po' dura, però penso che i derby sono talmente strani che non è prevedibile il risultato. Io personalmente contro il Gemini ne ho persi un paio al 98esimo, quando noi eravamo in seconda posizione e ci hanno fatto molto male, quindi adesso magari è toccato a loro. Il calcio è così. Dobbiamo accelerare. Allora, sì, non è andata come sperava l'Empedoclina contro il Casteltermini, tutto si risolve in fatto di gol nel giro dei primi 10 minuti, vediamo un po' com'è andata. Per noi è stata una partita sofferta su tutti i punti di vista, sia prima della partita perché siamo arrivati qui con un organico ridotto per varie vicissitudini, tra infortuni, squalifiche. Poi per il risultato, perché questo 2-2 ci penalizza e speravamo in una vittoria, e restare avanti alla Giardinellese purtroppo non ce l'abbiamo fatta. Le occasioni effettivamente le abbiamo avute per chiudere la partita sul 3-2. Anche loro, anche il Casteltermini ha avuto le occasioni per andare in vantaggio. Siamo stati bravi a recuperare, però purtroppo, ahimè, questo risultato ci penalizza. C'è l'ultima partita, confidiamo nell'ultima partita, la giochiamo in casa e niente, stiamo onorando il campionato fino alla fine, lo onoreremo fino alla fine. È stato un campionato, come diceva lei stesso, insomma un po' tra virgolette disgraziato, ecco, e i 13 uomini di oggi sono il simbolo di questo campionato, però, ed è un campionato da dimenticare, però si può ricordare con una salvezza magari al momento insperata, però è sempre fattibile. Ma tutto è possibile, poi io sono un uomo di chiesa, credo in Dio, quindi la Divina Provvidenza alla fine potrebbe anche venirci in aiuto, ma tutto è possibile, c'è un'altra partita e poi ci saranno i play-out, quindi poi ci sarà lo scontro diretto con la Giardinellese e tutto si deciderà domenica, chi sarà avanti. E poi play out è una partita secca e vedremo chi avrà i due risultati a favore. Ecco mister, come si prepara quest'ultima partita in queste condizioni? Prima dobbiamo lavorare su un fattore psicologico, perché i ragazzi dopo questo pareggio di oggi un pochettino, diciamo, che si sono un pochettino demoralizzati, però siccome io con i ragazzi siamo proprio gli ultimi a mollare e fino all'ultimo noi ci crediamo. Anche se la partita si dovrebbe giocare lì, noi non molliamo fino all'ultimo. Questo è una cosa sicura al 100%. Mister, non è stata oggi una gara classica di fine stagione perché entrambe le squadre se la sono giocata sino al termine. Sì, diciamo che poi il caldo ha fatto anche la differenza, perché i primi 45 minuti magari si cercava di giocare a calcio, nel risultato di 2-2. Nel secondo tempo abbiamo attaccato sia noi che loro e poi la partita è finita nello stesso risultato del primo tempo. Ecco, l'obiettivo del Casteltermini già era raggiunto prima di oggi con la salvezza, rimane l'ultima partita, ecco, che futuro può esserci con mister Falzone e Casteltermini? Ma niente, è tutto, ormai siamo a fine stagione. Poi ci saranno 2-3 mesi di pausa e poi si vedrà per tutto quello che si deve fare per il prossimo campionato. Ancora non c'è niente né da parte mia né da parte della società. Però sono stato bene qua, sto bene ancora qua, una società seria e vedremo in futuro cosa ci riserva. Allora, 2-2, il Medellin è stato superata dalla Giardinellese che vince ad Alcamo, si diceva nella classica partita di fine stagione, così un po' ironicamente, e quindi manca una giornata e dovrebbe non vincere la Giardinellese contro il Marsala e vincere l'Empedoclina contro il Partini Caudace per disputare in casa con due risultati su tre i play-out. Siamo qui. Va bene. Gioacchino, chiudiamo con ancora con questo bel risultato giovanile dell'Acre. Assolutamente, intanto vi ringrazio per l'ospitalità.
ci tenevo a dire un paio di situazioni veloci, che l'Agragas aspetta ancora il bando da parte del Comune per riorganizzare di nuovo tutta la stagione prossima. Ho assistito a delle riunioni, la società è pronta per fare il salto, per cercare di fare il salto di categoria, così come il settore giovanile. Quindi il prossimo anno inizieremo dai primi calci, pulcini, esordienti, eccetera, eccetera, però abbiamo bisogno del bando e ci stiamo già organizzando per un campo vicino all'Esseneto, in una città di provincia che quasi è fatta. Quindi avremo sia un campo vicino all'Esseneto e sia, sperando, l'Esseneto che questo famoso bando sia un po' più completo. Come le cantere spagnole. Ok, grazie. Speriamo. Grazie Gioacchino Pilitera. Pallavolo femminile, sarà la SD Dinamica di Santa Caterina Villahermosa a contendersi il titolo campione provinciale Under 14 contro la formazione della Pallavolo Aragona. Uscita vincitrice dallo scontro contro l'Atena di Campobello di Licata, avvenuto sabato pomeriggio. La finalissima sarà disputata a San Cataldo, sede di gioco della Dinamica, per differenza punti subiti rispetto alla Pallavolo Aragona. A giorni si conoscerà l'ora e la data ufficiale. L'Aragona, dal canto suo, aveva battuto il Regalbuto per 3-1. Adesso la pubblicità, naturalmente salutiamo il nostro sponsor l'Eco Green di Marcello Giavarini, proprio che ieri Marcello Giavarini, abbiamo dato notizia anche al telegiornale, ha aperto il primo punto in provincia di Agrigento, in particolare a Siculiana in via Stazione numero 1. Ricordiamo che c'è questa offerta casa flat e luce con un bonus di benvenuto di 120 euro. Pubblicità e poi parliamo dell'impresa compiuta ieri dalla Fortitudo Agrigento nella pallacanestro di Serie 2. Allora, accantoniamo il calcio, parliamo di pallacanestro. Ieri possiamo parlare di vera e propria impresa, perché la sfida delle 2F ha premiato la Fortitudo Agrigento, che ha vinto 81-79 al photo finish contro la Fortitudo Bologna, una delle nobili decadute. Ne parliamo con il coach Damiano Pilot, che è tornato da 2 settimane, un po' meno forse, 2 settimane, sulla panchina biancazzurra. Ne parliamo con il mattatore di ieri, Lolo Ambrosin, 30 punti ma tanta sostanza, e anche col collega Domenico Vecchio, che segue da sempre la Fortitudo. Io comincerei con la domanda brutta. Damiano, sei ancora in tempo? Matematicamente sì, non siamo condannati. Però è complicatissima, è chiaro. Mancano 2 partite alla fine della fase orologio, che decreterà la prima retrocessione diretta, e da lì, una volta ottenuta, ci saranno altre 10 partite di questa fase salvezza che ha sostituito i play-out. E quindi, ecco, potenzialmente ci sono in ballo ancora 24 punti. Uno dice sono tantissimi. Bisogna essere onesti che quando si entrerà in questa fase salvezza, portandosi già i punti dietro, ci sarà un gap nelle 2 uniche posizioni che si possono raggiungere per rimanere in Serie A2, che in questo momento è lontano, perché sono 12 punti, la prima adesso a 26. Però, come dicevo ieri, se la matematica non ci condanna, è giusto che noi continuiamo a lottare come abbiamo fatto ieri. Qual è il tuo rammarico più grande? Guarda, sai, io sono andato via i primi di gennaio, quindi ti parlo di quella parte, certo, no? Chiaro. Chiaramente sono tornato da troppo poco per parlare di rammarici adesso, però di quella prima parte di stagione ci sono state tante,
tante cose che non ci hanno aiutato, ti parlo di infortuni, ti parlo di partite perse per pochissimi punti, me ne ricordo almeno tre in cui veramente abbiamo lasciato possibilmente sei punti per strada che in questo momento sarebbero stati oro colato. È chiaro che parlare di rimpianti sì, dispiace molto perché ce la siamo sempre giocata. Mi sarebbe piaciuto essere sempre al completo, che è una cosa, se tu mi dirai grazie, però è così perché molto spesso ci è mancato quel piccolo guizzo anche nel poter preparare una partita bene durante la settimana con tutto il roster al completo e quindi adesso questo lo stiamo un po' pagando. Poi è normale, sono stato lontano dalla squadra quasi 3 mesi e qua adesso che sono tornato bisogna cercare di rimettere insieme i cocci, come ti dicevo prima, non è facile, però ci proviamo. Ambrosin, mi sembra che comunque forse sarà il caso di pensare che non avendo più nulla da perdere vi siete tolti anche lo sfizio di battere una nobile decaduta come la Fortitudo Bologna ieri. Ma sai, una vittoria ci serviva anche per tornare ad allenarci col sorriso. Quando passi un momento così difficile che non vinci mai, che ti alleni sempre al 100% perché vuoi uscire da questo momento e non vinci, poi diventa veramente tanto frustrante. Qual è il tuo rammarico più grande quest'anno? Ma in generale il fatto perché poi che la squadra non mi sembra così mediocre, no? Perché avete battuto anche Cantù, avete battuto Bologna, cioè questa squadra è in grado di fare le grandi imprese. Perché non c'è stata questa continuità al di là degli infortuni, come diceva il coach prima? Allora io direi che prima di dire rammarico aspetto di che finisca la stagione, che ancora non è detto, per dire rammarico più grande. E poi per carità, durante una stagione talmente lunga che succedono mille cose e bisogna reagire, alcune volte ci si riesce in maniera ottima, altre volte no. Noi dobbiamo continuare a lottare e basta. E poi si tireranno le somme a fine stagione però. Domenico, tu sei sempre vicino alla squadra, che idea ti sei fatta di questa Fortitudo? Possiamo definirla anche un po' strana, no? Perché forse eravamo stati troppo abituati bene negli ultimi anni. Ma intanto grazie per l'invito, è sempre bello essere qua in questa trasmissione, che seguiamo sempre, è contento mio figlio che vi segue quasi tutti i lunedì. Sì, ha seguito la Fortitudo quest'anno come gli altri anni anche in trasferta. Purtroppo nello sport è così, non sempre può andare tutto bene. Io ricordo negli ultimi 10 anni, al netto poi della pandemia, dell'autoretrocessione e poi l'immediato ritorno dopo 2 stagioni in Serie A2, comunque le cose sono sempre andate bene. La Fortitudo Moncada è quasi sempre arrivata ai playoff, se l'è giocata sempre con le grandi squadre e non ha mai sfigurato. Quest'anno purtroppo secondo me sono stati presi tanti rischi e ci metto anche questa fase orologio, che comunque è una fase come hanno detto anche altri prima di noi, definita da pazzi, una fase sicuramente un rischio che andava probabilmente preventivato. Mettici che tante squadre, al contrario della Moncada, forse l'avevano preventivato, previsto un po' meglio, quindi si erano organizzate un po' meglio. La Moncada si è presa troppi rischi e oggi, se tu ci fai caso, noi parliamo di una fase orologio dove abbiamo perso 7 partite consecutive, poi riusciamo a battere Bologna, ma abbiamo affrontato le migliori squadre della Serie 2, tutte squadre attrezzate per fare playoff e per poter vincere il campionato. Agrigento invece, come tra l'altro dichiarato, che ha un obiettivo quello della salvezza. Cosa che è capitato sì. A Casale per esempio, no? Perché sì. Casale ha battuto sia il Bologna, ma ieri ha fatto un'altra impresa, Casale mi sembra, ha battuto Udine. Noi abbiamo visto le migliori squadre, quelle che secondo me arriveranno fino in fondo e se la giocheranno fino in fondo, l'abbiamo vista in questa fase orologio giocare contro Agrigento. Forse, ecco, al di là di tutto, non sempre ti può andare bene, magari gli americani, se avessero avuto qualche punto in più nelle mani, Polakovic è sempre stato decisivo nei rimbalzi, uno dei migliori rimbalzisti della Serie 2, però poi quando va a tirare liberi sbaglia sempre e anche quello è un fattore. Coil è discontinuo, è un po' di fisicità in più e questa squadra secondo me se la sarebbe potuta giocare anche perché Damiano, mi sembra che a livello proprio di errori individuali, no? Ce ne sono stati parecchi, però forse ci si aspettava un po' di più degli americani, questo è innegabile, perché poi alla fine sono gli americani che fanno la differenza in questo campionato. Allora, da una parte ti do ragione, perché spesso è così, però io anche ho allenato squadre al di là di quest'anno dove gli americani erano ben integrati a un gruppo italiano trainante, quindi dipende sempre poi da come vuoi impostarla la stagione.
Noi quest'anno abbiamo preso una decisione dettata dalla società, quindi anche dalle esigenze di inizio campionato, di puntare su una squadra giovane con due americani alla prima esperienza. Nessuna squadra in A2 ha due rookie così giovani come sono i nostri. È normale, era un fattore di rischio abbastanza alto, ci si poteva aspettare qualcosa di più? Sì, sicuramente, però non voglio vedere tutto, e anche questo è quello che sto dicendo ai ragazzi, e ci tengo tantissimo e voglio che passi questo. Se noi adesso vediamo tutto nero, è normale che ci domandiamo quante cose sarebbero potute capitare diversamente in questo campionato. La stagione non è finita, la stagione con la vittoria di ieri, secondo me gli diamo una bella risposta, perché poi Casale Monferrato aveva dato un cenno di vita, Latina aveva dato un cenno di vita. Ieri noi rispondiamo presenti molto forte, ci accodiamo a questo gruppo di tre squadre che in questo momento chiude la classifica, stiamo accorciando la distanza fra tutte le squadre che sono agli ultimi posti del girone dei due gironi, e quindi giochiamo con quelli che siamo, cercando, è tardi, va bene, ma se adesso riusciamo a fare dei miglioramenti che ci possono portare a competere fino alla fine, ce li prendiamo. Bene, adesso. Certo, forse quello che credo che manca è la costanza anche dei risultati, no? Forse non c'è stata mai una volta che la squadra ha vinto due gare di fila, anche questo è un dato di fatto. Sì, questo lo abbiamo evidenziato sempre anche con il direttore Christian Maier, che è così, i numeri poi alla fine sono quelli che comandano in un modo o nell'altro, lo stiamo vedendo nel calcio, lo vediamo nel basket e in tutte le discipline sportive. Io non che non abbia nulla da chiedere, ma dico, già si sta sviscerando un po', siamo in una fase della stagione molto molto delicata, queste due partite bisogna vincerle. Le vinciamo o non le vinciamo? Intanto si gioca sempre per vincere, quindi De Coubertin diceva l'importante è partecipare, noi aggiungiamo per vincere ovviamente. Poi se coach pilot il prossimo anno sarà ad Agrigento, se Ambrosin non sarà sicuramente ad Agrigento, e lo dico io, oggi il venduto, eh? Oggi vabbè, è chiaro che beh, io in caso di retrocessione sarà difficile. Certo, se io facessi questa domanda già sapevo la risposta, magari lasciamo stare. Oggi giornata di riposo per la Fortitudo, ma non per il Palamoncata. Stamattina, sempre parlando di basket, forse il Palamoncata domenico non si è mai visto così pieno. Invito Paolo dalla regia a mandare si è visto con la Fortitudo Cup, ai tempi. Sì. Scuole. Oggi c'era la scuola, per dovere di crono le immagini dal nostro inviato, baby inviato Cristian Bernardo, ha vinto il liceo Leonardo in un clima di festa dove il basket veramente è stato portato fuori, ecco, dalla scuola, ma in un contesto dove forse dovremmo prestare ancora più attenzione, Domenico. Sì, ma poi quando si dice che non c'è il pubblico al Palamoncata, io non sono tanto d'accordo, perché poi in Serie B, Lorenzo qui se lo ricorderà, abbiamo avuto il pienone, il sold out tante volte, tutto è proporzionato anche alla città. Considera che questa è una città dove tanti giovani sono costretti ad andare fuori o per motivi di studio o per motivi di lavoro, però poi quasi sempre quando gioca sotto Natale, e spesso sotto Natale ci sono i big match, il palazzetto comunque si riempie e il pubblico risponde. Non a caso, anche nella stagione passata, il Palamoncata è stato quasi sempre un fattore, e anche quest'anno in avvio di campionato ho detto di molti avversari che venivano a giocare qui, lo ritenevano uno dei palazzetti più difficili dove venire a giocare. Poi c'è stato un problema con qualche multa, qualche richiamo, e quindi questa atmosfera un po' è venuta meno. Però io dico che ad Agrigento comunque il pubblico c'è e risponde, anche quando c'è stata l'occasione pure in trasferta. Va bene, chiudo con Lorenzo Ambrosin per riallacciarmi un po' al discorso che faceva Damiano poco fa, ma all'interno dello spogliatoio voi che cosa vi siete detti, voi giocatori? Che dobbiamo continuare a lottare, questa è la chiave di tutto, non dobbiamo mollare il nostro lavoro per la gente, per la società, per noi stessi, dobbiamo continuare. Tra l'altro domenica siete di scena a Nardò, se non erro, no? Sì, c'è da evitare l'ultimo posto in classifica e poi giocarsi la fase. Che partita vi attende a Nardò? Una partita complicata, decisamente. Tanto per cambiare, no? Ma è chiaro. Ancora peggio poi l'altra. Con Orzinuovo. Sì, con Orzinuovo. Diciamo che sono due partite toste, come è giusto che sia, al finale di stagione, ogni squadra lotta per qualcosa, quindi dobbiamo essere bravi, lottare, crederci e avere energia.
Croce, da domani già si pensa quindi al Nardò, o già si ci pensa da già oggi? Già da ieri sera appena finita secondo la partita. Secondo me non hanno dormito ieri notte. Già finita da, già da ieri, e Nardò è una squadra che in questo momento è in piena bagarre per il girone salvezza, quindi ha bisogno di questi punti per la seconda fase, che siano poi con noi presenti o con noi assenti, gli servono in qualunque caso. Orzinuovi all'ultima probabilmente sarà per evitare la retrocessione diretta, quindi è normale che adesso dobbiamo andare su Nardò con tutte le nostre forze, cercando di prepararla bene, attentamente, come abbiamo fatto questa con la Fortitudo. Grazie, grazie al coach Pilot, grazie a Lorenzo Ambrosini, grazie al collega Domenico Vecchio, e in bocca al lupo alla Fortitudo, sperando che la vittoria di ieri possa avere un seguito proprio a cominciare da Nardò. In bocca al lupo. Grazie. Pubblicità e torniamo a parlare un po' di calcio. Armeria Top Gun, armi, munizioni, softail, arcieria, giochi pirotecnici, canoe, SUP e tutti gli accessori per il mare. Ed ancora abbigliamento militare e sportivo e da caccia. Da Top Gun trovi tutti gli articoli da campeggio, forniture di attrezzature e divise sportive per società. Top Gun vi aspetta in viale Leonardo Sciascia 37A, Villaggio Mosè, Agrigento. Telefono 0922 606054. Allora, prima di presentarvi i prossimi ospiti, parliamo sulle immagini della sfida tra Ina Materiale Vicari di Socca. Diamo lettura ai risultati del primo campionato italiano, che è giunto alla nona giornata. Narcisi Legno Pitbull 2-2, Ferramenta Russo Impresa La Corte 0-3, Gemini Socca Montaggio Invadino 4-5, Materiale Vicari Traina, per l'appunto, come vi ho detto con le immagini, 1-6. La classifica vede al comando la Traina con 27 punti, Imprese La Corte 18, Montaggio Invandino 15, Gemini Socca 15, 9 punti per Materiale Vicari e Narcisi Legno, poi c'è 8 punti Pitbull Socca e 0 punti per Ferramenta Russotto. Parliamo con Rino intanto per completare il quadro della prima categoria, seconda e terza, così sì, poi andiamo, presentiamo gli ospiti, che sono, ve lo preannuncio, la squadra al completo della squadra Pulcini, categoria Pulcini dell'Aquila, Aquila e Cammarata, San Giovanni Gemini. Perfetto, prima categoria, abbiamo celebrato la vittoria del Niscemi con 64 punti, se la giocheranno ai playoff Serra di Falco e Aragona. Al momento il Serra di Falco farebbe la gara in casa, ma manca ancora una partita. In tema di retrocessione, già da tempo retrocesso il Riesi, se la giocano per evitare l'altro posto Barrese, Mazzarinese, Sant'Anna Enna e Alessandria della Rocca. In materia di c'è una bella gara all'interno del campionato per quanto riguarda i capocannonieri. Zammito segna ieri un gol e raggiunge quota 22 reti, mentre Rimaudo fa ancora meglio, ne segna due, entrambi sono a 22 gol. Genova del Serra di Falco, sempre verde Rosario Genova, è a 20. Seconda categoria, finisce il campionato positivamente, anche se manca una partita, per il Ribera, che ieri vince 2-1 con il Cianciana, quindi matematicamente, ma bastava solo un punto, è in prima categoria, mentre il finale, che batte non senza polemiche il Campofranco 3-2, è a quota 42, ma è subiudice questo punteggio, per rischiano al massimo quei 10 punti, che vedremo quando la Lega, la Procura Federale, si deciderà. In coda non ci sono play-out, ma c'è una sola squadra che retrocederà, è la candidata, diciamo, purtroppo in questo momento è il Campofranco, però nell'ultima partita può succedere di tutto e vedremo lunedì prossimo quello che accadrà. Terza categoria, girone Nisseno, manca una vittoria alla Caterinese per vincere il campionato, anche se la Mogela è lì a un punto, 44 i ragazzi di Santa Caterina, 43 quelli di Gela, e domenica prossima ci sarà un Buterese Caterinese e un Marianopoli a Mogela, che vorrà
dire, qualora la Caterinese vincesse questa partita, che Santa Caterina andrà in seconda categoria. Andiamo al girone agrigentino. La capolista Eraclea Minoa continua a vincere nell'anticipo contro il Burgio per 1-0. La Don Bosco Casteltermine ne rifila 8 al Villa Seta, mentre il Real Monte perde forse il treno per arrivare al primo posto, perde la partita in casa contro il Favara Academy. La seconda forza del campionato, il River Platani, vince 7-1 con l'Agrigentina. Eraclea 44, River 43, Atletico Real Monte 40, qui uscirà la vincente del campionato. Allora, siamo in compagnia con, diciamo, la società Aquile Cammarata San Giovanni Gemini, che hanno preso parte al torneo di Pasqua di Perugia e su 54 formazioni con la squadra Pulcini sono classificati al 7° posto. Ne parliamo con il tecnico Angelo Lombardo e con un rappresentante dei genitori, perché è importante anche quando si fanno queste trasferte l'appoggio dei genitori, Francesco Secondo. Buonasera. Rino, vuoi cominciare tu? No. Intanto complimenti a questi ragazzi, ecco, no? Questi bambini, perché sono veramente bambini, Pulcini, 7-8 anni, no? Sì, sì. Se vi chiamiamo bambini non vi offendete. Lo sono, quindi. Ecco, già qua arrivano, io ho 10 anni. Ah, ok, vabbè, qualcuno. Sì, sì, no, raccontare, a parte loro, raccontare mister, raccontare i genitori, ecco che esperienza è stata uscire, farli uscire dalla Sicilia. Per noi già è la quinta esperienza, perché al quinto anno andiamo a fare questo torneo a Perugia con risultati abbastanza soddisfacenti. E il programma della società polisportiva Aquile, del mister Pino Virga, che pian piano sta crescendo da solo, infatti ora ci ha regalato la nuova struttura, ha fatto il suo campo privato tutto nuovo in sintetico, abbiamo il nostro campetto sempre a 5 in sintetico, quindi la scuola calcio, la struttura vanno crescendo e anche i giovani li andiamo chiamando e selezionando e curando e farli crescere per bene, e i risultati stanno arrivando pure. Noi lavoriamo su di loro, sia per fattore principale educativo e poi calcistico. Abbiamo un grandissimo sostegno societario con i miei colleghi, sia il mister Gianni Terramaga, abbiamo il mister Gianni Cammarata, c'è anche il mister Carmelo Mara, un bel equipe. E poi abbiamo anche il sostegno dei genitori, che posso dire che ci accompagnano e ci sostengono in tutto e per tutto. Anche perché senza l'aiuto dei genitori diventerebbe genitori tutto molto più difficile, dura, no? Veramente. Io sono la Casteltermine, cioè, un'altra realtà, Cammarata se ne vive un'altra. Veramente, posso dire che sto crescendo in una realtà bellissima. L'importante è che l'apporto dei genitori sia sempre positivo, perché noi fortunatamente perché abbiamo la classe dei genitori, veramente vengono là, lasciano i ragazzi, vedono come lavoriamo e come crescono i bambini, e abbiamo solo l'aiuto loro per andare avanti, ma a livello di fare tecnici e cose no. Prima di passare a Francesco, che è un genitore e anche uno sportivo molto, molto addentro, dico, non ti è capitato mai di sostituire qualcuno? Il genitore entra e ti dà una testata? No. Fortunatamente. Era solo una cosa. Ecco, il ruolo dei genitori, Francesco, ecco, senza voi, ecco, positivamente sarebbe un po' come delegare l'allenatore, invece no, non è così. Certo, per me è stata anche una bellissima esperienza, mi piace lo sport, soprattutto il calcio, è il primo anno che sono stato a Perugia, è stata una bellissima esperienza, anche con gli altri genitori c'è stato un bellissimo gruppo là, spero il prossimo anno di ritornare di nuovo là, è stata una bellissima esperienza. Andremo di nuovo là, no, spero. Andremo di nuovo là. Speriamo che mio figlio ci vada di nuovo e sono contento. Viene fuori il genitore, il papà in quel mi ha chiamato, erano ancora a Perugia, mi ha chiamato dicendomi di questo bel risultato che, come diceva il mister, non è solo sportivo, è un risultato avere questi ragazzi con un impegno, ecco, attraverso lo sport che si tolgono dalle strade, in tutti i comuni, sì. Ci sono. Posso dire una cosa? Noi parlavamo poco fa con Gioacchino Privitera, no? Della rivalità tra San Giovanni Gemini e Cammarata. Possiamo dire che loro sono riusciti nell'impresa di, sì, unire due paesi?
Non ci sono riusciti tempo fa. Ma loro sì, però. Allora, nel settore giovanile sì. Io frequento, ecco, quell'ambiente, loro lo sanno, ci vediamo quasi ogni domenica, eccetera. Allora, non esisterà mai che Cammarata e San Giovanni siano uniti nel calcio. Calcisticamente. Sono uniti famiglie, si sono sposati, camaratese, san giovannese, cioè sono uniti da lavoro, eccetera. Ma quando si tratta che c'è un pallone, li divide. Come si dice, ognuno fa sociale. Però è anche vero che loro fanno parte, se sono ragazzi in parte di Cammarata, che fanno di San Giovanni Gemini. Ecco. Speriamo noi fra vent'anni di parlare. Viene qualche ragazzo da fuori, c'è da Santo Stefano, c'è da Bivona, iniziano, già abbiamo un ragazzino, lui è di Santo Stefano, ce ne sono altri, e con le strutture nuove che stiamo creando si sta incominciando. Beh, dove sono le strutture si può fare sport. L'intervento del privato semplifica tutto. Prima di passare a conoscere i ragazzi, proprio parlavamo, ieri c'è stato il derby in promozione Gemini Cammarata. Non diceva, ma lui di Castelterminio, quindi credo che sia fuori gioco. No, ma infatti mi rivolgo al cammaratese che è imparziale, lui. Ecco, quindi un Gemini Cammarata che vuol dire tutto, vuol dire oltre vincere campionati, vincere coppe, vincere tutti. Gemini Cammarata è il derby, possiamo dire il derby d'Italia. Ecco, ieri com'è andata? Innanzitutto è stata una partita bellissima, anche sugli spalti. Ha vinto lo sport, innanzitutto dico, è stata veramente, la partita è stata bellissima, il Cammarata ha giocato la sua onesta partita, abbiamo vinto, grazie anche al mister Fanara che ha tenuto gruppo, faccio complimenti alla mia squadra perché sono di Cammarata e speriamo per il prossimo anno di costruire di nuovo la squadra per il futuro. Vince il Cammarata 1-0 con il Gemini, il gol di Bamba, che è arrivato al 14° gol stagionale, che lo colloca al secondo posto nella classifica dei cannonieri, insieme a nomi come Carioto, Serio, Lavardera, che insomma non sono gli ultimi arrivati. Vuol dire che è segno che insomma, il gruppo c'è e accoglie tutti. Sì, allora, siccome il tempo è tiranno, come pensai, cominciamo a presentare i bambini. Giuseppe Catanzaro. Narcisi Salvatore, Giambrone Gioele, Lombino Simone, Giorgio Tagliareni, Secondo Alessandro, Mangiapane Diego, Edoardo Scrudato, Nazaresi Simona, Paolo Matraxia, Simone Reino, Edoardo Reino, Moni Manuel, Manfredi Cacciatore, Losardo Luigi. Losardo Luigi non si fa vedere, vieni, mettiti qua. Okay. Ecco, una domanda sempre lasciamela fare. C'è qualcuno che ti fa Milan? Ecco, voi due, sì che soltanto due. Diventerete. Volevo chiudere con il tecnico Angelo Lombardo per sapere l'attività adesso com'è nel vostro caso. Avete ancora qualche torneo? Sì, noi abbiamo vari tornei, dai primi calci fino ai giovanissimi. Fino a fine giugno l'attività continuerà sempre a svolgere regolarmente. Abbiamo tornei già iniziati sia con loro, e abbiamo i giovanissimi finiscono l'ultima partita ora, gli esordienti hanno iniziato un altro torneo due settimane fa, già abbiamo fatto una vittoria e una sconfitta e si va avanti sempre. In bocca al lupo. Di Cammarata San Giovanni Gemini. Allora, ieri si è svolto il Festival della coreografia della Valle dei Templi ad Agrigento, un concorso Gold al Palacongressi, pubblico eccezionale, oltre 2000 persone provenienti da tutta l'isola. E grande soddisfazione per Denise Grillo e la sua Arabesque di Agrigento, che si è fregiata di due primi posti nei gruppi Modern Baby Sprint, abbiamo proprio le foto, le immagini, e Hip Hop Baby. Due secondi posti nelle categorie Hip Hop Baby e Hip Hop livello C, un terzo posto con l'Hip Hop Baby Sprint con l'assolo e un quarto posto con il gruppo Modern Intermedio. Complimenti quindi all'Arabesque. Il sindaco invece di San Biagio Platani, dove in questo momento ci sono gli archi di Pasqua, Salvatore Di Bernardo, ha voluto esprimere invece un sincero ringraziamento ai bambini e ai ragazzi che hanno giocato ieri per una causa nobile, la ricerca sul cancro. Si è trattato di un torneo giovanile
siete al corrente. Dice il sindaco: il vostro spirito sportivo e la vostra dedizione non solo hanno reso le partite più emozionanti, ma hanno anche contribuito in modo significativo a sostenere la lotta contro una malattia che ha un impatto così profondo sulle vite di molte persone. Grazie per aver dimostrato solidarietà e generosità attraverso il vostro coinvolgimento in questa importante causa. Un grazie, dice ancora il sindaco, al chief di San Biagio Platani, a Maurizio Savarino, che come sempre hanno organizzato tutto alla perfezione, grazie alle altre società sportive che hanno partecipato al torneo e anche per aver lasciato un contributo per la ricerca del cancro. E chiudiamo con un servizio a cui vi lascio. Si è svolto al centro commerciale La Fornace di Cammarata una sfida tra gli istituti alberghieri delle province di Agrigento e Caltanissetta, organizzato dall'AECS, Comitato Provinciale di Agrigento, diretto da Giuseppe Pedix. Ha trionfato l'istituto alberghiero Pirandello di Bivona, ma i premi sono andati un po' a tutti. Vi lascio con questo servizio interviste e l'appuntamento, Rino, lunedì prossimo. Per lunedì prossimo, sempre alle ore 22, canale 89, rete Teleacras, con la 27esima puntata. Per la 26esima è tutto. E ancora grazie complimenti ancora ragazzi. Grazie a voi. Di Cammarata San Giovanni Geni. Arrivederci ancora. E un applauso all'Istituto di Bivona. Grande successo per la prima edizione della sfida tra gli istituti alberghieri delle province di Agrigento e Caltanissetta, andata di scena al centro commerciale La Fornace di Cammarata, organizzata dall'AICS, Comitato Provinciale di Agrigento. A trionfare è stato l'alberghiero Pirandello di Bivona, grazie anche all'utilizzo della pasta di grani antichi fornita da Toni Rocchetta, che ha reintrodotto dopo 50 anni la chiattuliggia. Ma tutti gli altri istituti hanno ricevuto un premio da parte dello sponsor Expert Lo Scrigno, ossia l'Ambrosini di Favara, il Virgilio di Mussolini Someri e l'Euroform di Agrigento. Presidente, si conclude con la vittoria dell'Istituto Pirandello di Bivona, l'alberghiero di Bivona, questa prima edizione alla Fornace, una gran bella soddisfazione, perché alla fine è stata una battaglia, ma all'insegna del fair play. Allora, i ragazzi sono stati tutti di altissimo livello, tutti, senza esclusione di scuole, di enti, sono stati veramente bravissimi, professionali, seri, allo stesso tempo sportivi. Ho guardato il risultato finale era veramente minimo, il punteggio era minimo, la differenza era veramente minima tra le scuole, però purtroppo dovevamo decretare un vincitore, il vincitore era la scuola che era riuscita anche per poco a superare gli altri. Erano delle scuole che hanno avuto la difficoltà, ma anche lì la bravura, di inventare, di utilizzare la strategia per combinare degli ingredienti che erano a sorpresa in quello che era alla fine il piatto finale, il piatto che ha decretato, unitamente ad altri piatti, il punteggio finale, ma è un punteggio simbolico. Signor Presidente, mi sembra che a questo punto questi ragazzi meritano altro che premio, visto che si sono sacrificati sabato pomeriggio e hanno perfino vinto. Ma non è stato un sacrificio, veramente è stato un piacere. Da subito abbiamo accolto questa iniziativa con tanto entusiasmo. Dalla prima telefonata con la dottoressa Droga è stato tutto un entusiasmo, un crescendo, e abbiamo voluto partecipare veramente con determinazione, con voglia di metterci in gioco, voglia proprio anche di condividere questa esperienza con gli altri istituti alberghieri. Poi il fatto, ecco, di aver vinto, quella è una cosa ovviamente che ci gratifica molto, gratifica i ragazzi. Eravamo presenti oggi qua con tutte le articolazioni del nostro alberghiero, i ragazzi di cucina che sono stati strepitosi, e i ragazzi di sala, ma anche le ragazze di accoglienza turistica che hanno presentato i piatti, quindi è stato un gioco di squadra. Rocchetta, mi sembra che sia anche per te una grandissima soddisfazione, visto che questa pasta a forma di Sicilia che ha subito conquistato il cuore anche della giuria. Sì, un omaggio appunto alla nostra terra, ringrazio, sono orgoglioso che la scuola ha fatto questo bellissimo piatto, questo connubio perfetto dalla terra alla tavola. Questa ricetta verrà messa nell'etichetta Sapori Sicani della pasta, verrà messa nel pacco di pasta a nome della scuola, questo è un grande traguardo. Grazie. Noi siamo stati contenti di promuovere questa iniziativa sponsorizzando l'attività, anche perché Expert fa parte di un grande consorzio di tanti imprenditori locali, e quindi come fare per promuovere le maestranze locali con queste bellissime attività che
che vengono svolte localmente, e per noi era importante essere qui oggi e dare il nostro contributo per questo. Sì, una bella iniziativa, noi di Slow Food abbiamo aderito volentieri e siamo sempre pronti, diciamo, a sostenere queste iniziative che presentano nel nostro territorio le cose belle che noi abbiamo, nello spirito di Slow Food, la biodiversità, il cibo buono, pulito e giusto, e tutto quello che oggi voi state organizzando e state proponendo. Sì, era un evento a cui pensavamo da tanti anni. Poi grazie alla collaborazione di ACS siamo riusciti a coinvolgere gli istituti alberghieri, perché penso che siano la base di formazione di futuri professionisti che possono valorizzare questo territorio, fatto di ristorazione, di accoglienza enogastronomica. E quindi avvicinare i ragazzi anche al mondo dei prodotti che sono qua del territorio è una cosa a cui avevamo pensato da tempo e fortunatamente siamo riusciti a farlo. Quindi un sogno che si è avverato. Sì. Adesso qual è il futuro? Il futuro è quello anche di interagire con le scuole per un discorso lavorativo. Infatti sia la parte del superstore, del SISA, ma anche la nostra area ristorazione, il food, vuole interagire con le scuole anche per la formazione e anche per l'eventuale posto di lavoro per questi ragazzi che vogliono intraprendere questa realtà.